buongiorno e bentrovati a questa seconda giornata all'Atoll 2010 a Piazza Affari. Siamo qui con Massimo Siano di ETF Securities. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Con te cominciamo a parlare del mondo delle materie prime e magari facciamo qualche previsione sul 2011. Secondo te quale sarà la materia prima del nuovo anno? Ma previsioni ETF Securities in senso stretto, dando numeri, non ne dà. Io direi che questa sia una domanda da porre alla Cina e all'India, perché sono i due paesi al mondo che in questo momento hanno cash, ovunque spenderanno potranno avere un influsso maggiore, una conseguenza maggiore sui prezzi rispetto a decisioni di altre entità finanziarie. Pongo l'accento sul fatto che l'anno scorso e anche quest'anno, ma soprattutto l'anno scorso, Cina e India hanno comprato massicciamente l'oro. Da quando hanno comprato l'oro, Cina da livello 870 dollari l'oncia, India 1050, l'oro da quei livelli non è più sceso. Quindi sarà ancora il 2011 l'anno dell'oro? Chiediamolo a Cina e India. Certamente gli investitori istituzionali hanno capito che non possono farne a meno da quel che risulta. Adesso spostiamo un po' lo sguardo più nel dettaglio al mondo degli ETF e degli ETC. Mettiamoli a confronto. Quali sono i vantaggi dell'uno e gli svantaggi dell'altro e viceversa? Beh, il vantaggio più grande degli ETC dal punto di vista dell'investitore retail a dettaglio è che sono redditi diversi, quindi c'è un vantaggio fiscale importante. La fiscalità degli ETC, secondo le agenzie delle entrate, è equivalente a quella delle azioni e delle obbligazioni. Quindi, con un acquisto di, con un guadagno netto di, facciamo un esempio, Fiat 20.000 euro, è possibile anche perdere 20.000 euro con l'oro e la tassazione al 12,5% è compensata, quindi con queste due operazioni l'investitore non pagherà niente al fisco, avendo un guadagno netto su un'azione e una perdita netta sugli ETC o viceversa. E questo è un vantaggio indubbiamente importante per l'investitore italiano, perché non può avere le stesse condizioni con un ETF, perché l'ETF è tecnicamente sia reddito da capitale, per la maggior parte a mio giudizio, è sia reddito diverso per una parte minore. Quindi fiscalmente l'investitore dovrebbe predilire l'ETC da questo punto di vista. Ovviamente la asset class è diversa, noi con l'ETC parliamo di commodity, con gli ETF parliamo principalmente di azioni e obbligazioni. Adesso spostiamo lo sguardo e entriamo in casa ETF Securities. In che direzione avete intenzione di andare nel 2011? Sì, noi abbiamo l'intenzione di essere ancora più innovativi, portando in Europa per la prima volta gli ETC sui metalli industriali fisici e soprattutto in Italia gli ETC currency, cioè gli ETC sui cambi. Per la prima volta nel segmento ETF Plus sarà possibile investire direttamente sui principali cross euro contro G7, quindi euro contro dollaro, euro contro franco svizzero, euro contro dollaro canadese e viceversa, euro contro yen, sia long che short. Noi ringraziamo Massimo Siano, ETF Securities, e vi diamo appuntamento alla prossima video intervista. Grazie.